Ok, l'ultima parte 2 dell'episodio precedente. Lo sto facendo di seguito subito all'altro perché mi sto iniziando a sentire malissimo. Praticamente nell'episodio precedente eravamo arrivati a Task Act 4 che torna usando dei poteri stranissimi. Comunque, Task Act 4 è a scuola, ha un alleato che è il possessore di Tenor Sax. Per chi non sapesse che è Tenor Sax, è uno stand di, scusate, è uno stand di parte 3, quello che crea le illusioni. Quello che si nasconde dentro il muro nella mansione di Dio, avete capito? Viene ucciso Tenor Sax viene ucciso in un modo stupidissimo, anche qui. Task Act 4 viene scoperto dal suo nascondiglio e tutti lo attaccano. Poi un flashback, 1º aprile. Ah, il flashback di cui quando mi svengo, e per quello vedo che c'è la freccia. Però, pum, appare Prisma da Virtual Time. Che mentre sono svenuto prende la freccia numero 1 e la numero 6 e le nasconde dentro il mio stand. In questo momento 5 frecce. Poi ritorniamo all'11 aprile, per qualche motivo, dal presente. Si combatte in un combattimento bellissimo in stile Dragon Ball Z contro Task Act 4 che viene sconfitto, ma poi flashback al 3 aprile. Sono in pullman di Napoli, esso si ribalta, io proteggo Glob con il mio stand per qualche motivo, mi è sconosciuto, poi flashback di nuovo, però questo è sul 4 aprile. Siamo a Pompei, anche se a Pompei ci siamo andati il 5, mi sembra. C'è un indovino a Pompei che sa chi scappa o esplode, non mi ricordo perché legge la mia aura. Fine della scuola, ovviamente. Io muoio, muoro, così muoio. Attaccato da una trappola a rotazione di Tasca, che ha tempo dalla sua morte, in cui fa esplodere le frecce dentro il mio stand, quindi io muoio a causa del veleno delle frecce. Scusate, è andato a soffiarmi il naso perché avevo intravisto che stava scendendo. Comunque, la mia voce è molto bassa, è abbastanza bassa qui. Comunque, le frecce sono esplose e il virus che è dentro le frecce, ovviamente, si è emanato in tutto lo stand e sono esploso, suppongo. E qui finisce più o meno la parte 1 del sogno. Quella ancora che ha. Scusate se faccio i ruttini. Finita parte 1 del sogno, che ancora è quella un po' più normale, anche se c'è Jojo in mezzo, quindi è normale. Ma adesso avviene la parte strana, la parte isekai del sogno, ovviamente. In pratica io mi sveglio nell'aldilà, ma questa è quella di Konosuba, capito? C'è la dea Eris davanti, la dea della fortuna, che mi chiede che abilità voglio. Quando mi reincarnerò, ovviamente, io dicendo per scherzo dico tutto. Io mi ricordo, dico tutto e anche. Per presente quel TikTok dove c'è "Oh, benvenuti al" e non c'è il nome dell'insegna. Questo, mi ricordo questo tutto e anche mi ricordo questo. Poi pum. Giorno 1, pare giorno 1. Io mi sveglio in mondo di Konosuba, sdraiato davanti alla loro mansione. Adesso sto parlando di Konosuba, però quello del dopo quello del film, fino al film, perché io non ho letto il coso, quindi non ho continuato a leggerlo. Perché sto aspettando la parte 3, perché vado un po' con l'anime, e poi dopo la prima parte 3 continuerò con il manga. Vabbè, per il sveglio sono sdraiato per terra, io sono qui, qui c'è Darkness, tu dici, bella vista, ovviamente. Poi mi inizio ad attaccare. Ladri in casa? No, niente ladri in casa. Quindi tutti mi iniziano ad attaccare. Per qualche motivo sconosciuto, io ho un frame, io così in piedi, loro così in piedi, sono 5. Io così, loro così, io così, loro così. Ho questo coso. Mi invitano a unirsi alla loro squadra, anche se credo sono più di 5 membri adesso. Poi pum, pum loro per terra, schermo nero, sera 2, sera del giorno 2 si è scritto "Ade acqua, mi obbliga ad aiutare. Far sposare Kazuma e Megumin", ma adesso vorrei sapere. Questo perché ho visto delle storie su Wattpad di voi stupidi malati del cazzo che fate ste ship tra i personaggi. Kazuma ha 21 anni. Megumin dice di averne 3 in meno di Kazuma. Ma io non credo che Megumin abbia 20, 19, 18, abbia 18 anni. Ovviamente. Siete dei coglioni stupidi shipper di merda di Wattpad. Adesso andiamo avanti. Riesco in qualche modo. Sto morendo di fame in questo momento. Riesco in qualche modo a farli innamorare. Anche se dovrebbero esserlo già secondo Wattpad.
In questo momento io mi viene in mente, perché cazzo riesco a far innamorare la gente? Pure nei sogni non riesco a far innamorare la gente di me, eh? Brutta testa di cazzo, eh? Vabbè, non mi può interessare di meno di questa cosa. Poi, pum, questo sogno è staccato dagli altri, per questo l'ho fatto 2 giorni dopo, credo, anche se il tempo ormai sta finendo. Ci vuole il giorno 3. Io per qualche motivo ricreo, così a caso, ricreo tutti gli oggetti del mio mondo nel loro mondo. E poi cucino. Ovviamente cibo italiano perché il resto fa schifo, scherzo. I würstel sono buonissimi. Giorno 4 c'è Vanil che viene per chiedere degli oggetti a Kasuma del suo mondo, ma trova me, mi legge il pensiero e fa affari con me a posto con Kasuma. Quindi poi adesso alterò tipo 8-9 sogni perché sono incentrati solamente sul cibo. Siamo al giorno 4, vengo arrestato, ma scagionato dopo 2 ore dalla macchietta della verità. Poi giorno 5, così, pum, 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 in un sogno sono 7 giorni. Arriva Yun Yun, quella lì, la tettona del mondo dei demoni cremisi, che viene per allenarsi con la squadra. Ma essendo che ci sono io, insegno tutti i personaggi degli altri, gli attacchi degli altri personaggi degli altri anime. Allora, per esempio, Darkness le insegno le mosse di Shadow e di Trunks del futuro con la spada. Durante l'allenamento però Megumi di quell'esplosione usa così tanta da magia, crea un wormhole per chiuderlo, ci finisco dentro e mi riporta nel mio mondo, no, mi porta nel mondo degli dèi, in cui vogliono uccidermi, ma io sto abbassando il dito così crollano tutti per terra. Finisce il sogno. Sogno 2. Giorno 6, Vinyl mette in commercio tutto ciò che proviene dal mio mondo, però, per esempio, digitale terrestre, Rai, Sky, Mediaset, YouTube, Twitch, che in qualche modo sono collegati col mondo reale, quindi arriva tutto in tempo, quindi. Giorno 7, 8 e 9, suppongo che siano, passo a guardare. Faccio una cultura, allora, in pratica faccio vedere tutto JoJo, tutto Konosuba, Dragon Ball. Tutto, vedono anche tutto YouTube in un giorno. Impossibile, perché ci vorremmo 10 anni per vedere tutto YouTube. Vabbè. Giorno 10. Giorno 10. Torno nel mio mondo, modificando la memoria di tutti gli universi, facendo in modo che nessuno sappia che io sia morto, e portando in vita il mio vecchio corpo, senza anima però. Fondo i due corpi così da avere, così da sbloccare un potere nuovo. Credo sia qualcosa senza il nome di cui ho parlato prima. Siamo al giorno 11, però per qualche motivo veniamo attaccati da Maria Sofia. Perché Maria Sofia? C'è un combattimento contro Maria Sofia in stile Evangelion. Guarda che bella bene. In stile Evangelion. Ho spiegato solo metà del sogno. Anzi, è quasi finito, no? No, manco per cazzo. E abbiamo detto praticamente metà del sogno in mezz'ora. Diciamo che questa parte 2 del video può finire. L'episodio 2, mamma mia. Sto parlando da mezz'ora interrottamente e non ho finito. Vabbè, io su questo video ho calcolato 4 parti da fare. Ne sono venute 3. Va bene comunque. Come sto parlando interrottamente da mezz'ora, mi sta diminuendo la voce e mi sto sentendo malissimo. Vi saluto, registro subito l'ultima parte del video e mi faccio un cannone, no scherzo, faccio un'aspirina potentissima.